Sono venuti alla luce in un'abitazione nel quartiere di Centinarola 8 splendidi cuccioli di cane. Mamma Linda, una meticcia di quasi 3 anni, un incrocio di razze, spinone e golden retriever, adottata dai coniugi Calibani perché abbandonata in mezzo alla strada e senza che il suo ex padrone la dotasse di microchip, ne ha partoriti 8. 8 come il numero dell'infinito, infinito come l'amore e la dolcezza che questi 8 batuffoli di pelo di appena 14 giorni hanno saputo portare in questa casa e tra i loro abitanti. Una casa sì abituata ad ospitare amici a 4 zampe, per lo più felini, che Giorgio e la moglie Donatella hanno sempre avuto, ma che mai e poi mai avrebbero immaginato di trovarsi di fronte a questo spettacolo della natura. E noi, saputo dell'evento e che presto questi 8 cuccioli avranno bisogno di una casa, siamo voluti andare a vedere. Una cucciolata super, Giorgio ha creato, creato una nursery qui nursery, anche grazie alla operosità di mia moglie Donatella. Questo spettacolo è la vostra televisione ormai. Sì, è molto meglio della TV, a volte molto meglio della TV. È uno spettacolo, ti sanno dare tantissimo con poco, con uno sguardo. Allora, questo miracolo della natura è da qualche giorno qui a casa vostra. Chiaramente loro adesso, fra un po', avranno bisogno di una casa. Avranno bisogno di qualcuno che li vorrà bene come noi e anche, spero, anche loro di più. Questo miracolo voi non ve l'aspettavate? E abbiamo preso Linda, il cane. Non sapevamo, nessuno sapeva che era incinta. Ce ne siamo accorti una 15 di giorni dopo che l'abbiamo presa. E questo cane cominciava a crescere, chiaramente la gravidanza la faceva crescere, e poi abbiamo scoperto che era incinta e quindi siamo rimasti in apprensione, come se fosse una persona. E poi è successo l'evento. Adesso sono successi tanti eventi, 8 eventi uno dietro l'altro, non ve lo aspettavate neanche voi, ma diciamo che chiaramente voi siete disponibili a che questi, una volta raggiunto la giusta età, che siano adottati, certamente che siano adottati dalle persone che li accudiscono e li vogliono bene come noi li facciamo attualmente. Per il momento ci pensate voi e la mamma. Adesso ci pensiamo noi fino alla fine di maggio, anche oltre restano con noi.